Stiamo per preparare una sofficissima ciambella di albumi. Sì, proprio così, solamente albumi, perché tante volte capita di utilizzare i tuorli in alcune preparazioni, come ad esempio quando facciamo la crema pasticcera, ma gli albumi non vanno assolutamente buttati, anzi possiamo conservarli anche in frigo e appena abbiamo tempo preparare un dolce come questo. Oltre agli albumi, che in questo caso sono 4, ci serviranno 200 g di farina, 150 g di zucchero, 100 ml di latte, 100 ml di olio di girasole, una bustina di lievito della vaniglia, un pizzico di sale e poi gocce di cioccolato per rendere la nostra torta ancora più buona. Ho montato gli albumi a neve, aiutandomi anche con un pizzico di sale. Adesso in un'altra ciotola andiamo a lavorare gli altri ingredienti. Ho sciolto lo zucchero nel latte e sto incorporando a filo l'olio. Adesso aggiungiamo anche la farina setacciata insieme al lievito e alla vaniglia. Adesso i nostri albumi li andiamo ad incorporare utilizzando una spatola oppure la frusta a mano. L'importante è non smontarli, quindi lavorare con movimenti dolci, delicati, dal basso verso l'alto. Non resta che aggiungere le gocce di cioccolato al nostro impasto, prima però le abbiamo infarinate così non scendono tutte sul fondo. Stampo, imburrato e infarinato e ovviamente il nostro forno è già caldo, quindi è stato preriscaldato in modalità statica 180 gradi. Andiamo subito ad infornare. Minuti appena di cottura, quindi un tempo di attesa veramente breve e la nostra ciambella agli albumi è pronta. Si vede già che è morbida. Io adesso cospargo con zucchero a velo, così sembrerà ancora più gradevole anche l'aspetto e poi tagliamo la prima fetta per vedere proprio com'è dentro. Dovrebbe comunque risultare molto leggera, quindi mi raccomando, non buttate mai gli albumi avanzati. Eccola. Con tante gocce di cioccolata, renderla golosissima anche per i bambini. Potete rivedere questa video ricetta in qualsiasi momento su tutti i nostri social, quindi su Vivo Mangiando o Cibo Doc cercando su Facebook, Instagram o YouTube, mentre se visitate i nostri siti internet troverete anche tantissime altre idee.